state chiusi in casa. Chiusi in casa, voi! Voi cosa state facendo lì senza le mascherine? Andate a casa! Facciti a casa! Andate a casa, siamo in piena emergenza, forza! Andate via! Via! Andate via, vergognatevi, cialtrone! Le mascherine mettete! Siamo in piena emergenza, lo capite? Ma che ci fa la multa ora? Se ne vada lei! Tu! Sì, sto parlando con te! Le mascherine, mettiti la mascherina! Mascherina, come sto parlando? Dove l'hai messa? Così, ma che cazzo vuoi? Cosa voglio? Voglio che vada a metterti la mascherina, vai, di orso! Senta, ma se ne vada lei a casa a comandare i suoi nipoti, vai, andiamo! Lascialo stare, lo vedi che non sta in piedi? Faccio vedere io se sto in piedi, ti do la mascherina! Così, ma che cazzo fai con quel bastone? Vieni bastonata nel capo! E vai a casa, vecchio baboso! Vai a casa! Vai a casa! Ragazzi, ma che fate? Oh. Assassini delinquenti! Disgraziati vigliacchi e museati! Io vi riconosco tutti e vi rifiglio, vai. Le do una mano io, venga. Siete delinquenti? No, fottami. Tutto a posto, va tutto bene, sì? Sì, sto bene. Ma conosco bene anche lei, Bellino. Io seguo sempre la sua trasmissione, sa? È spazzatura, è merda. Sì, abbiamo il tutto esaurito per 7 sere. Praticamente tu hai la responsabilità della chiusura dello spettacolo, eh? Ma la scena del padre morente la facciamo integrale, la giusto? La produzione vorrebbe tagliare qualche parte che gli sembra oscena, ma io non sono d'accordo, altrimenti strappo il contratto. Allora, l'altro ospite del giorno è una giovane promessa del Teatro Toscano, Edoardo Magni. Ciao, caro Edoardo. Lo so che debutterai con Magnolia, no? Per la regia del grande Massimo De Biasi. Ma dici qualcosa tu, anticipa qualcosa. Certo. Intanto volevo ringraziarvi per avermi dato questa opportunità. So che questa è un'emittente. Oddio. Chiara, portala qua ossigenata, veloce. Là in piazza, cioè, c'è un gruppo di ragazzi che sta litigando con dei vecchi. Io sono passata dal balcone, mi hanno gridato che siamo noi della radio, a istigarli contro i vecchi. Hai preso tu la moto? Sì, perché? Allora Andrea ti ha preso la macchina. Come ha preso la macchina? Se la prendono un'altra volta senza la patente l'arrestano. C'è fino a un anno per i minorenni, chiamalo subito. Non risponde. L'hai visto stamattina, no? Che era nervoso. Ha perso la testa per questa René che ha conosciuto su Facebook e vuole andarla a trovare a tutti i costi. E lei sta ad Agnano. Siamo in pieno lockdown, non si può uscire dal comune. Dove va quella testa di cazzo? Dove va? Jacopo, vallo a cercare. Ma vacci tu, perché se ci vado io lo gonfio di botte. Poi ospiti in studio, alla diretta. Ti chiamo dopo, guarda. Ma abbi pazienza, ti chiamo dopo. Mamma, non sto guidando io, c'è Giulio, mi sta accompagnando lui. Passamelo. Sta guidando e non si parla al cellulare mentre si guida. Cari amici, siamo qua come ogni giorno con la nostra diretta, microfoni aperti, accanto a me l'immancabile Virginia, oggi con una mise, direi, molto particolare. Voi non potete vederla, ma io sì, e vi dico che sembra che abbia un turbante in testa, in realtà purtroppo ha una bella fasciatura, perché qualche coglione, diciamo pure tranquillamente, ha pensato bene di rompere la testa. Ma ci spieghi qualcosa? Io spero sia stata una cosa accidentale, qualcosa che è caduto da una finestra, dai. Perché bisogna dire queste cazzate accidentali? È evidente che hanno preso di mira la radio e questa ne è la conseguenza. Comunque c'è un particolare, nessuno può impedirci di esprimere le nostre opinioni, le nostre idee in totale libertà, nessuno può imbavagliarci. Dove deve andare lei? Stavo andando a trovare la mia ragazza. All'autocertificazione? No, però guardi, la mia ragazza, posso chiamarla, non ci metto nulla. Senta, non insista, altrimenti dobbiamo sanzionarla. Oggi siamo in pieno lockdown e non possiamo stare fuori. Pertanto vada a casa, per favore. Ehi, fermati, non puoi andare là! Dove va? Sposti la macchina! Tutti i teatri verranno chiusi. Tutti gli spettacoli saranno annullati. Compreso il nostro. Il nostro ecosistema è stato distrutto proprio da questa generazione.
che ora vuole tenerci dentro chiusi in casa. La responsabilità ce l'hanno loro, il loro egoismo. Hanno alterato gli equilibri del pianeta. Perfino Greta Thunberg, una ragazzina, ce l'aveva annunciato e loro l'hanno derisa. Trump l'ha ridicolizzata. Io penso solo che il virus non uccide mica i giovani o i cinquantenni, i miei genitori, uccide gli anziani al massimo. I miei nonni io li voglio bene, ma se devono morire, morissero. E chissà se noi saremo in grado di avere una pensione come ce l'hanno loro. Io non ne posso più, Nanno, sono chiusa in casa, ho perso tutto, non vedo più nessuno. L'avete visto la guerra dei mondi? Sono i microrganismi che si stanno ribellando. L'uomo non è più in grado di difendere se stesso e quindi ci pensa la natura stessa. I vecchi di ora sono gli uomini di allora che hanno comandato senza lungimiranza. Se ne sono fottuti del futuro dei loro figli e dei loro nipoti. Loro vivevano il boom economico, si divertivano e ora ci dicono di stare a casa. Adesso vogliono che siamo noi a sacrificarci. Perché noi siamo contro la retorica di questi giovani senza idee che parlano con frasi fatte. Saranno frasi fatte, ma sono pericolosi. Dobbiamo fermarli. Diffonderanno il virus dappertutto. Questi ragazzi non hanno rispetto per noi, che abbiamo dato il sangue per la loro libertà e per il loro benessere. Comunque io sono per dargli una bella lezione a quelli della radio. Sono delle carogne. Hai detto bene. Allora io chiamo tutti i miei amici e li scateno contro la radio. Guarda, sono bene pronto io, guarda. Ecco. Ugo! Si va subito, guarda! Che ci fai con questi ritornati? Vieni a casa, forza! Sei malato, che ci fai fuori? Andiamo a casa! E ci si rivede un po' più tardi, Vai, Ughino, vai, ti sei messo bene, vai! Allora, ragazzi, pronti? Si parte? Forza! Mascherine! Andiamo alla radio! È la macchina di mio marito. L'ha presa mio figlio stamattina. Ma perché non è qui? È successo qualcosa? Che cosa gli avete fatto? Non gli abbiamo fatto niente, signora, perché è scappato. Questo gli comporta una bella denuncia. Lo chiami e lo faccia tornare. Un attimo. Non risponde. Non risponde. È bene che lo faccia tornare, altrimenti la cosa si complica. Per favore, metta la mascherina. Dobbiamo identificarlo. È minorenne, non ha la patente. Sa cosa comporta questo? Sequestro del mezzo e processo penale. È resistenza a pubblico ufficiale. Esatto, Virginia, è una manifestazione spontanea, non autorizzata, una manifestazione dove ci sono centinaia, se non migliaia di ragazzi che stanno devastando completamente la città di Milano. Ma che cazzo fate tra le vostre? E infatti ci arrivano notizie da tutta Italia. E purtroppo la situazione sta precipitando, anche qui a Firenze stanno scoppiando tafferugli in varie zone della città. Paolo, ti sentiamo, tu continua perché la tua testimonianza, ok? Paolo, ti sento. No, ti stai calmo. Noi non siamo negazionisti, al contrario! Noi affermiamo l'esistenza del virus come minaccia umano, da parte della specie umana! Morto. Amore, sì, arrivo tra poco. Arrivo. Ascolti, mio figlio non è un delinquente. È solo esasperato da questa situazione di merda. Mi ascolta! Lei non ha il diritto di fare quello che sta facendo! Mi lasci! Il virus è il nostro alleato e non ha pietà perché ha distrutto la natura e l'ambiente del nostro pianeta! Ma due anni di vita, cazzo! Non possiamo più vivere pronti con gli occhi! Vogliamo la nostra libertà! Basta! Una società che paralizza la cultura è una società che muore! Ci arriva la notizia anche dall'estero. Taiwan, Hong Kong, tutto il mondo in fiamme.
marcia. In America hanno perfino assaltato il Parlamento. Avevo promesso, è bellino. Posso rispondere a me, sì? No! Buona, stai buono. Silenzio! Silenzio! Da questo momento questa radio cesserà tutte le sue trasmissioni e non potrà più diffondere notizie false. Non sentirete più nessuno parlare da questo orribile e vomitevole emittente. Non potrà mettere più l'una contro l'altra le generazioni. Ha istigato all'odio, ha fatto insorgere i figli contro i padri e contro i nonni. Ha violato quel patto d'amore fra passato, presente e futuro. Stai soffrendo molto. A te non sono mai piaciute le malattie. Ora io non piangerò. Spero che tu muoia ora di fronte a me. Spero che tu soffra come un cane. Te ne sei fottuto di tutti i tuoi figli. Ha ha ha.